quest'anno è stato scelto il tema della sostenibilità ambientale, che le nostre associazioni si sono impegnate per far vedere al proprio territorio cosa concretamente si può fare quotidianamente per questo tema. Quindi questa sera ne abbiamo una rappresentanza, ci faranno appunto vedere cosa mettono in campo, quali energie, e siamo contenti che Fondazione abbia messo a disposizione una serata così bella per stare insieme, per conoscerci reciprocamente e per farvi vedere cosa stiamo per fare. L'ambiente va amato, curato e reso bello proprio come faremo con la nostra casa. Riutilizzare il più possibile qualsiasi cosa, indumenti, oggetti, mobili, e non conferirli nelle isole ecologiche. Per Ada il pianeta Terra è la casa di tutti gli esseri viventi. Per l'ambiente dobbiamo rifiutare l'individualismo e lavorare tutti insieme come se fossimo un ecosistema. L'ambiente è quello che, in cui noi come ciclisti viviamo e entriamo. Entriamo in silenzio, entriamo pedalando, entriamo ovviamente per scoprire l'ambiente nei suoi aspetti più belli. Ci entriamo dolcemente, perché in bicicletta si scoprono più facilmente tanti posti contemporaneamente. L'ambiente è la casa di tutti. Cosa possiamo fare di concreto? Come distretto è il sostegno ai piccoli agricoltori locali, al sostegno al lavoro faticoso della montagna, della collina e di tutti i possibili scambi che in queste comunità ci possono avere. La sensibilità per le tematiche ambientali direi che è un qualcosa che sottende un po' tutta l'opera della Fondazione. Siamo sempre attenti perché convinti che il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia dei beni comuni siano un elemento fondamentale che contribuisce a definire l'attrattività dei sistemi, delle comunità, e quindi in qualche modo favorisce in ultima analisi l'inclusione sociale e la crescita equilibrata della nostra comunità. L'ambiente è per noi tutto quello che ci circonda, è il respiro della terra. Per salvaguardare l'ambiente dobbiamo entrare nell'ambiente, nei boschi, nei fiumi con passo leggero e cercare di conoscere le caratteristiche. Se penso all'ambiente, penso a una sera di primavera o d'estate con una bella luce, ad ascoltare rumori e a sentire profumi naturali. Cercare il più possibile oggetti dalla vita lunga e riutilizzabili. Eliminare l'usa e getta. Cercare di pensare più di due volte se realmente le cose che buttiamo o che per noi sono considerati rifiuti possono essere modificati e dargli una nuova vita, quindi riciclando e recuperando. Basta un po' di fantasia e un po' di creatività per dare un futuro al nostro ambiente e dare un futuro ai nostri figli. Se noi non ci occupiamo oggi di tutta questa bellezza e tutto questo grande dono che il Signore ci ha dato, non lasceremo niente alle generazioni che verranno. Diciamo il cammino della missione di Mungano, occuparsi anche delle persone, relazioni con paesi poveri. Fondazione Cariparma è un ente no profit, privato, autonomo. Nasce agli inizi degli anni 90 con l'obiettivo di ereditare attività filantropica svolta dalla vecchia Cassa del Risparmio di Parma. Opera ovviamente in settori specifici che vanno dall'arte alla cultura, al welfare. Di fatto sono tutti quei settori che hanno un obiettivo, in estrema sintesi quello di contribuire alla crescita economica, sociale e culturale del nostro territorio. E fatta questa doverosa premessa, veniamo alla giornata di oggi, a Siamo Volontariato. Siamo alla terza edizione, iniziativa nella quale crediamo moltissimo. Crediamo moltissimo perché il volontariato è un mondo straordinario, molto utile per il benessere della nostra comunità. Fondazione Cariparma, con questo incontro, vuole testimoniare tutto l'amore e l'affetto che ha per quei tanti volontari che si prodigano per il prossimo.
Noi dipendiamo dall'ambiente, senza ambiente non ci saremmo, quindi se vogliamo bene a noi stessi, ai nostri figli, teniamo la nostra salute, vogliamo vivere bene, è chiaro che dobbiamo volere anche bene l'ambiente. Più che salvare il pianeta dobbiamo salvare noi stessi. Come associazione abbiamo deciso di condividere un'auto elettrica per ridurre l'inquinamento, per ridurre il consumo di combustibili fossili, le emissioni e anche per ridurre il numero di auto che circolano in città. Dobbiamo salvare il pianeta per un bene che ci accomuna tutti quanti e anche per piantare delle radici che possiamo tramandare tra generazioni, soprattutto generazioni che sicuramente terranno il legame tra i mondi. Quello che possiamo fare di concreto compete a noi tutti individualmente, ma soprattutto collettivamente, perché se vogliamo essere significativi dobbiamo unirci. L'immagine è un banchetto. Una tavola grande che possiamo imbandire portando ciascuno qualcosa da condividere.